qua. Allora, degustazione settimanale, metto un posto un po' qua perché ok. Vabbè, mi si taglia la testa, fa niente. Degustazione settimanale, vabbè, ovviamente siamo in Piemonte. Siamo nel Monferrato Astigiano. Più precisamente siamo a Rocchetta Tanaro. Sto usando il tablet per andare a leggere il sito di questo vino, che è l'azienda agricola Scarzella. Siamo a Rocchetta Tanaro, Monferrato Astigiano, quindi sempre patrimonio UNESCO, assieme Roero Langhe, eccetera eccetera. Siamo in un parco naturale e chiaramente Monferrato, il vitigno principe qual è? La Barbera. Ma noi degusteremo la Barbera oggi? Assolutamente no, e per noi intendo io. Stiamo parlando di un'azienda generazionale, fondamentalmente tre generazioni, e adesso siamo appunto tre fratelli, l'ultima generazione, insomma, ecco. Il sito è fatto molto bene e spiega tutto molto bene. Questa è sempre una cosa che io apprezzo, perché è importante, secondo me, avere un riferimento anche non solo dal punto di vista dei vari siti che possono essere Vivino, eccetera, ma anche proprio di chi produce il vino, che va a, diciamo così, avere una pagina web interessante in cui spiega le origini, come sono fatti i vini, i metodi di produzione, eccetera. In questo caso, oggi, che è il 3 di agosto, fa caldo, ma meno di quanto pensassi, andiamo a degustare un vitigno internazionale, che è il Syrah o la Syrah, vitigno che tutto sommato vive la sua stagione principale in Francia e in Nuova Zelanda, se non erro, ed in Argentina credo anche, ed è un vitigno tutto sommato che va a portare vini molto profumati, speziati, oserei dire quasi aromatici. Chiaramente stiamo parlando di un rosso. Molto bella l'etichetta, guardate qua, l'etichetta è veramente bella, bella bella bella. Scarzella, ok, 14 gradi, una cartellina mica male. Si può bere un vino, è sempre la solita storia, eh. Cosa ho fatto? L'ho messo un'ora in frigo, 20 minuti, un quarto d'ora fa, l'ho tirato fuori, si sta rigenerando, adesso lo apro. Nel frattempo, prima di aprire, vado a tirarmi fuori la scheda. Qua sul sito parla del 2020, qua abbiamo il 2021, cambierà poco, stiamo parlando di una DOC, per cui una denominazione di origine controllata. Mentre apro, leggo. Stiamo parlando del vitigno principe che viene sostanzialmente coltivato nella Côte d'Huron in Francia. Qua chiaramente siamo nei migliori appezzamenti che si trovano nelle colline di Belveglio, quindi sempre nella zona lì del Monferrato. Abbiamo un'esposizione a est, quindi una, leggo sempre dalla scheda, è una maturazione lenta per raggiungere un buon grado zuccherino del vino, quindi mi aspetto un vino che d'altronde lo dice già il tenore alcolico. Molto interessante questa cosa, non so se si vede 2021, carino. Le uve sono raccolte manualmente, bla bla bla, ok. Il vino, qua chiaramente entra in gioco la cosa, viene affinato per 10 mesi in barrique di rovere francese, come dice l'etichetta dietro, scritta in inglese, cioè vinification French oak barrels. Ok, qua dice serving temperature 20 gradi Celsius, sembra un po' tanto, però va bene. E poi dice questa, ecco, questa scrittura blu lì, adesso ve la leggo, dice we provide sustainable viticulture to ensure the utmost protection to... Vabbè, sostanzialmente è un vino bio, diciamo così.
praticamente loro lo coltivano, diciamo, coltivano la vite in maniera sostenibile per andare a produrre, a proteggere, scusate, chiaramente le bellezze naturalistiche che si trovano in Monferrato. Bella, bella questa cosa, assolutamente. Vediamo, vediamo. Quindi un Syrah che passa in barrique. 14 gradi, 2021, 3 anni, 2 anni, pardon. Potrebbe essere giovane. Secondo me questo è un vino che può maturare molto, però io lo voglio bere. Io lo voglio bere perché Syrah a me tutto sommato piace. Quindi, dai. Vediamo come soprattutto si comporta in base alla questione della barrique, che sapete, non è una delle cose che a me piacciono di più. Nel senso che la barrique. Ho fatto casino, no? Vabbè, sì. Interessante. Allora, il tappo è questo. E va a riprendere il tema dell'etichetta, eh? Si è un po' smangiucchiato sotto, adesso capiamo, eh? Carino, simpatico. Scarsella. Rocchetta Tanaro, Piemonte, Italia. Ok, allora, ciao, rieccoci. Mi piace questa impostazione qua con il tablet, con il drago, eh? Ci sta. Bicchiere, via, solito bicchierino mio. Oh, mamma mia, che colore! Allora, il colore è fenomenale. È un rubinone bello intenso. Con questi orletti quasi ma, viola, violacei, fantastico. Allora, facciamo prendere un po' di ossigeno perché secondo me ci sta. Ricordo di aver bevuto sicuramente De Syrah in California quando sono andato ormai nel 2008, se non erro. Ma lì non capivo, non capivo. Poi in California, secondo me, ci sono vini tendenzialmente molto cioccolatosi perché lì abusano della barrique. Non chiedetemi perché. Mi ricordo di aver bevuto sicuramente un Syrah siciliano. Dei vini siciliani, prima o poi ne parleremo. Andremo sicuramente a bere qualcosa, che sono vini, secondo me, dalla grande potenzialità. E vediamo. Qua mi dice abbinamento antipasti di carne, primi di carne, secondi di carne rossa, formaggio, tutto. Ma sì, ci sta perché alla fine il vino in barrique, secondo me, è portato ad avere abbinamenti un po' sul tutto pasto e alcuni secondo me vanno benone con i formaggi. Oh, mamma mia. Allora. C'è un frutto rosso, ma c'è proprio la ciliegia secondo me. C'è una ciliegia prepotente, fantastico. Chiaramente spezie, sì, ma io mi ricordo di aver bevuto Syrah molto più speziati. Qua secondo me c'è un'edulcorazione data dalla barrique. La barrique che si sente, sì, ma non è. Me l'aspettavo molto più invadente. Qua si sente molto la parte cioccolatosa e vanigliata, secondo Prugna sec. Allora. Ho fatto un piccolo cheat perché l'ho letto qua e poi dopo sentendolo mi è venuto in mente. Questo è un cheating secondo me, perché comunque secondo me il cervello nel momento in cui legge qualcosa automaticamente va a produrre quello stimolo per cui si sente. Chiaramente cose molto vicine, perché se vado a dire che qua si sente pesce non si sentirà. Però se lo ragiono ci sta, nel senso che comunque c'è qualcuno che mi sta infastidendo. Perché comunque la prugna, secondo me, adesso marmellata,
Sento anche, sento bene il legno. Legno bagnato, tipo. E il caffè. C'è la tostatura. Allora, dal punto di vista olfattivo è molto interessante. Molto interessante, mi fa venire in mente tipo i primitivi di Manduria, gli Zinfandel. Questo mi fa venire in mente. Sento come del fumo, il grano arso, una roba così. Interessante, molto molto interessante. Il colore è qualcosa di pazzesco, perché comunque io vado a bere anche guardandolo il vino, no? E se io vedo questa cosa, percepisco l'alcol, 14 gradi, giustamente. In bocca è corposo, marmellatoso quasi, sì. Si sente il residuo zuccherino molto alto, si sentono i 14 gradi, si sente quasi la maestosità del vino. È a un sorso che, pur essendo prepotente, è molto elegante nel frattempo. Molto interessante. Sì, mi piace molto. Qua parla di fine, ecco, io fine non lo definirei, non è un vino fine. Elegante? Assolutamente sì, è un vino molto elegante. Allora, non riesco a percepire né tannini né acidità, forse un pochino d'acidità, ma proprio una roba minima. È un vino sì, è un vino del sud mascherato da vino del nord. Buono, buono, eccezionale, buono, buono, buono. Allora, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma questo non è un problema perché io posso andare a cercarlo. L'ho comprato sempre alla solita ma rifornitissima, lui è molto bravo. Enoteca di Casal Monferrato, quella della piazza. Andiamo subito a cercare. Scarsella. Piace fare questa cosa un po' multimediale. Allora, se io scrivo su Google uscirà qualche cosa. Ah, beh, c'è anche scritto Scarsella Sira Prezzo. Vediamo un po'. Shopping. 16,50. Sì, io mi ricordavo dei prezzi così, su 15. 15 euro però posso dire, mi sembra un prezzo appropriato. Rapporto qualità-prezzo, secondo me, buono. Se io coprissi questa bottiglia e nessuno mi dicesse niente, io penserei che potesse trattarsi di un vino pugliese. Come ho detto prima, un primitivo di Manduria o un vino californiano Zinfandel che non è passato molto in barrique, cosa di per sé strana, ma ci può stare. Adesso stanno venendo fuori le note caffettose, cioccolatose, vanigliate. Beh, rimane prepotente quel frutto rosso, croccante anche un po', però, buono. Sì, buono, 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 buono. Bene, ma io direi di aver detto tutto. Mi piace questa cosa qua. Direi che la manterrei specialmente lui. Ci può stare lui, no? Ciao, vieni qua, te, dai. Vieni un attimo. E allora, come va? Bene. Vai, vai. Va bene. Niente, anche per questa volta ho dato. Quindi un Syrah 2021 di Scarsella Rocchetta Tanero, quindi Monferrato, 14 gradi, 15-17 euro come diciamo così fascia di prezzo, rapporto qualità-prezzo molto buono. Faccio un'ultima cosa, olfatto molto interessante che si sta aprendo durante la bevuta.
in bocca esplode. Io l'ho bevuto d'estate. Questo secondo me è un bel vino da ottobre. Un bel vino da ottobre con Polenta e Stois. Perché comunque alla fine c'è questo sottofondo di Monferrato, di Barbera un po', no? Di quelle Barbere magari un po' giovani. Bene, dai. Ok, grazie a tutti e direi che ci vediamo alla prossima. Questa volta berrò magari un bianco. Anzi, Verdeca. Andiamo in Puglia. Ciao a tutti.